Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. Il crollo di Via Genova, rimossi i rottami della gru, riaperti i primi negozi, l'azienda Fiammengo al comune. Avevamo chiesto la chiusura totale della strada. La presenza di alcuni cavi ha complicato le manovre per far passare il braccio orizzontale, quello che poi è caduto. La procura di Torino ha disposto le autopsie sui corpi dei tre operai. Incendio in un cantiere edile in via Pio Sasco a Torino, al fuoco il tetto di un palazzo in ristrutturazione, in salvo i tre operai, quattro squadre dei vigili del fuoco impegnate a domare le fiamme che stanno consumando le impalcature. Covid, forte incremento ieri nel numero dei ricoverati in Piemonte, il bollettino regionale riporta più 3 in terapia intensiva e più 69 negli altri reparti. Il totale dei pazienti è ora rispettivamente di 62 e 762, altri 2 i decessi. La sospensione dei medici Novax ora potrà essere accelerata. Il garante per la privacy ha infatti autorizzato la Federazione degli Ordini dei Medici ad avere l'accesso all'anagrafe vaccinale. Sono 353 i camici bianchi già sospesi. In tribunale ad Assi l'udienza preliminare nei confronti di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che nell'aprile scorso sparò a 2 rapinatori uccidendoli e ferì il terzo complice. Smog, prolungato lo stop ai diesel fino agli Euro 5, domani si faranno nuove analisi, il blocco dalle 8 alle 19, tutti i giorni festivi compresi, a Torino e in altri 32 comuni. In Piemonte il Consiglio regionale contro gli assenteisti, stipendio tagliato a chi non vota, non basta più essere presenti in aula, chi non pigia il bottone perde 130 euro. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.